Non so se ve ne siete accorti, ragazzi, ma ultimamente sbucano i campioni esattamente come sbucano i funghi. Titoli di qua, titoli di là, sigle veramente sconosciute che non hai mai sentito in vita tua, ma sono tutti campioni. Ogni palestra ha praticamente il suo campione international, il suo campione europeo, il suo campione mondiale, il suo campione italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quale fra questi titoli veramente conta qualcosa? E soprattutto, quali sono le sigle di ogni sport da combattere che contano davvero, ragazzi? Oggi sono qui finalmente per darvi la risposta a questo vostro quesito. Ciao a tutti, ragazzi, ebbene sì, forse è finalmente arrivato il momento di parlare di questa cosa, di parlare finalmente di questi benedetti titoli, di questi campioni, di questi finti campioni e dei veri campioni che ci sono all'interno del mondo di questo sport da combattimento. Faccio questo video intanto perché c'è tantissima ignoranza in materia, non solo per chi già non è magari nel mondo degli sport da combattimento, ma è addirittura difficile capire quali titoli contino davvero e quale sia veramente importante anche per chi è dentro questo settore. Quindi, ragazzi, ho deciso di fare questo video, informarmi, documentare tutto quanto. Infatti mi sono preparato il mio bellissimo tablet con tutte le informazioni necessarie da portarvi in questo video su come praticamente viene strutturato il mondo degli sport da combattimento. Ma direi che l'introduzione l'abbiamo già fatta, quindi bando alle ciance, andiamo per ordine e cominciamo a parlare del pugilato, del mondo del boxing. Ok, vi basti pensare che nel mondo del pugilato, ragazzi, le sigle più importanti, quelle che contano davvero veramente tanto, che se hai vinto uno di quei titoli vali veramente qualcosa, sono quattro: WBA, WBC, WBO e IBF. Queste sono le quattro cinture che, se le hai vinte, sei veramente un campione mondiale. Queste sono le cinture storiche. Ovviamente ci sono anche altre cinture mondiali che però non hanno la valenza e l'importanza di queste quattro cinture. Inutile dire che, sebbene tutte e quattro le cinture siano, diciamo, sullo stesso piano di prestigio, la maggior parte dei fighters, dei pugili, ambiscono sempre alla famosa cintura verde, ovvero quella della WBC. Qua però, ragazzi, prima di andare avanti bisogna aprire e chiudere una piccola parentesi. Sebbene queste siano comunque sigle importanti, ciò che rende veramente importante e prestigiosa una cintura mondiale è anche l'atleta che la detiene. Se la detiene Canelo Alvarez, la cintura WBC, ragazzi, sicuramente avrà un valore altissimo. Pertanto, se tu, atleta, arrivi a combattere contro Canelo Alvarez e lo batti e prendi quella cintura, allora diciamo che ti sei aggiudicato un titolo veramente molto importante. Se quella cintura WBC è vacante da 5 anni perché nessuno la vuole e la vinci contro Beppino sotto casa, diciamo che quella cintura a livello di prestigio non vale veramente niente. E oltre al prestigio e l'importanza di quella cintura, c'è anche il fattore economico. Quanti soldi prendi per quella cintura? Quanto vale quel titolo mondiale? Se sei pagato come borsa 400 euro per combattere un titolo del genere, allora, ragazzi, molto probabilmente quel titolo non varrà veramente niente. Infatti, non per niente questi titoli mondiali valgono milioni, si parte dal milione in su. Ora, tra gli unici italiani che mi vengono in mente che sono veramente riusciti ad arrivare a questi titoli importanti ci sono Giovanni De Carolis, che ha vinto il titolo mondiale WBA, e Giacobbe Fragomeni, che nel 2008 ha vinto la cintura WBC, ovvero quella verde. Inoltre, ragazzi, ci tengo a precisare che di queste quattro cinture, quelle più importanti sono quelle che hanno il titolo di World Champion. Tutte quelle altre cinture affiliate, che sono International Champion, WBC Silver magari, oppure European Champion, oppure Mediterranean Champion e tutte quelle altre robe là, valgono praticamente zero, ragazzi, non valgono niente. Ma ora che abbiamo finito col pugilato, passiamo a parlare di kickboxing e Muay Thai. E qua, ragazzi, c'è un mondo da dire, quindi andiamo per ordine, cercate di seguirmi perché ci sono veramente tante cose interessanti per quanto riguarda queste discipline. Allora, per farla breve intanto, a differenza del pugilato, dove funziona più a federazione, nella kickboxing e nella Muay Thai funziona molto di più in base ai circuiti privati. Diciamo che ci sono queste promotion che organizzano circuiti privati che al loro interno magari ospitano delle cinture, dei titoli e quant'altro. La serie A di questi circuiti, sia per quanto riguarda
la kickboxing che per quanto riguarda la Muay Thai e sicuramente One Championship. È una delle promotion più grosse in assoluto, ha nel corso degli anni, negli ultimi anni, acquistato tutti i migliori fighter ragazzi sulla piazza, tra cui Giorgio Petrosian, Rod Tank, Yozenkai Firetex, eccetera eccetera eccetera. Pertanto diciamo che si è fatto il nome della promotion più prestigiosa, più in alto per quanto riguarda questi sport da combattimento. E quindi se tu riesci ad entrare in One Championship e vinci uno dei loro titoli, allora sicuramente ragazzi ti sei affermato come un vero campione del mondo, perché appunto dentro questi circuiti ci sono i migliori fighters in circolazione. E qua ragazzi, di nomi italiani che sono arrivati al titolo mondiale ce ne sono alcuni, tra cui Giorgio Petrosian, sicuramente la leggenda della kickboxing in assoluto ragazzi, Mauro Cerilli e il nuovissimo campione Joseph Lasiri, che è arrivato al titolo mondiale di One Championship, che tra poco dovrebbe combattere contro Rod Tang. A seguire ragazzi altri titoli veramente importanti sono sicuramente il circuito Glory, il circuito K1 World Max, e sicuramente se hai vinto allo stadio Lumpini o Raja Damnern ragazzi in Thailandia, sicuramente vale veramente tanto quel titolo. Glory per tantissimo tempo è stata una delle promotion più in voga del momento per quanto riguarda la K1 kickboxing. Giorgio Petrosian ragazzi, tra l'altro, oltre ad essere diventato il campione in One Championship, ha anche vinto negli anni passati il circuito Glory ed il circuito K1 World Max, che ai tempi ragazzi il K1 World Max era uno dei circuiti più importanti dove c'erano veramente gli atleti più forti. Se tu li battevi tutti in quel torneo praticamente che durava una serata e dovevi fare anche 2-3 match per arrivare a vincere quel titolo, eri veramente l'uomo più forte del mondo, cioè più di quello non c'era nessun altro. Quindi ragazzi, ricapitolando, per quanto riguarda kickboxing e Muay Thai, i circuiti più importanti sono questi. Subito in alto abbiamo One Championship, poi Glory, K1 World Max e ovviamente se avete vinto il titolo allo stadio Lumpini, come ad esempio Mattias Gallo Cassarino, ragazzi, vi siete aggiudicati come uno dei fighters più forti del mondo in quella disciplina. Quindi ragazzi, questi sono gli unici titoli importanti che, se conoscete qualcuno che ha vinto una di queste cinture, sapete che è veramente un campione mondiale. Per quanto riguarda il territorio italiano le cose sono un po' più complicate. Diciamo che qua in Italia ogni 3-4 palestre affiliate si crea una promotion, un circuito privato dove mettono in palio magari la cintura di campione italiano, campione intercontinentale, mediterraneo, e si inventano tutte le cinture possibili immaginabili. Mentre invece se si ha qualche palestra affiliata all'estero, in Inghilterra, magari in Francia, allora fanno anche un titolo mondiale. Qua in Italia ragazzi tra un po' abbiamo più cinture che palestre. Senza contare poi il fatto che nella maggior parte dei casi in questi circuiti diciamo che i match sono abbastanza pilotati, fatti su misura, e diciamo che gli arbitri sono anche dalla parte dell'atleta di casa, come del resto ovunque funziona così. E ora che abbiamo finito con la kickboxing e con la Muay Thai ragazzi, passiamo alle Mixed Martial Arts, le MMA, che negli ultimi anni sono sfondate a livelli inimmaginabili, hanno avuto un successo mediatico veramente incredibile, e tutto questo sicuramente grazie alla UFC, che diciamo che è il circuito privato per eccellenza nell'MMA, dove se arrivi intanto a combattere in questo circuito sei intanto forte, se poi arrivi anche a vincere il titolo mondiale in una delle categorie di peso all'interno di questo circuito, ragazzi, ci sono i fighters più forti al mondo. La UFC ragazzi è praticamente la serie A delle Mixed Martial Arts, ma ovviamente non esiste solo questo circuito, ma ci sono anche altri circuiti che comunque, se hai vinto una cintura in questi altri circuiti, sicuramente sono degni di nota, sicuramente non sono titoletti buttati così di qualche sigla strana e inventata in qualche palestra. E sto parlando ovviamente di Bellator MMA, che diciamo è la serie B delle Mixed Martial Arts, anche se comunque negli ultimi anni diciamo che ha perso un poco di fama, dovuto magari anche per colpa dell'ingresso di One Championship all'interno anche di questo settore. Mentre invece sicuramente altri titoli degni di nota sono sicuramente i circuiti KSW, PFL e Cage Warriors. Cage Warriors, esattamente come Bellator, negli ultimi anni ha perso anche lei parecchia fama, diciamo che per tanti anni è stato comunque il punto di lancio per gli atleti per arrivare direttamente in UFC, ed infatti personaggi come Conor McGregor ragazzi arrivano proprio dal circuito Cage Warriors, che in quegli anni andava veramente di brutto ed era il trampolino di lancio per i fighters più promettenti per entrare appunto nel circuito della UFC. E mentre Cage Warriors era il trampolino di lancio per gli atleti per arrivare nel circuito prestigioso della UFC, diciamo che Bellator negli ultimi anni è diventato praticamente un fondo pensione per gli atleti della UFC, che quando escono di lì, quando vengono fatti fuori dalla UFC, finiscono in Bellator. Ah, ovviamente piccola parentesi ragazzi,
ragazzi, quando parlo di Bellator MMA parlo della divisione mondiale americana, non sto parlando della versione europea, perché la versione europea, ragazzi, è già tutta un'altra cosa. Giusto per farvi un piccolo esempio, ragazzi, la divisione Bellator Europe, diciamo che è quella gestita da John Kavanagh, che è della palestra SBG Ireland, dove tra l'altro si allena anche Conor McGregor. Ed essendo John Kavanagh l'organizzatore praticamente di questi eventi in Europa, praticamente chi vedete combattere in questi match, in queste card, sono tutti fighter di SBG Ireland. Cioè, non è Bellator Europe e Bellator John Kavanagh, dove combattono praticamente solo i suoi atleti. Detto ciò, ragazzi, questi discorsi sono molto più complessi di quello che vi ho spiegato fino ad adesso. Diciamo che ho cercato di fare in linea di massima un piccolo riepilogo di tutte le cinture che contano maggiormente, senza entrare però particolarmente nei dettagli. Magari se vi interessa questo argomento, scrivetemelo sotto nei commenti e andremo magari a fare qualche video più specifico, più dettagliato, con dati molto più tecnici. Qua in questo video, ragazzi, ho cercato di elaborare il tutto all'interno di un video unico, giusto per farvi capire a grandi linee quali sono, diciamo, i titoli più importanti, dato ovviamente il fatto che ogni settimana esce un campione di qualche sigla strana, VCKMMA, VKTZAM, tutte cinture, ragazzi, che io non ci capisco niente, sinceramente, sono troppe. E quindi ho cercato di fare questo video per farvi capire il titolo mondiale, quale titolo mondiale conta veramente. E ve lo ripeto, ragazzi, anche nella chiusura di questo video, ciò che rende veramente importante e prestigiosa una cintura o un titolo mondiale è intanto l'avversario che hai battuto per prendere quella cintura, quindi chi detiene quella cintura, e in secondo luogo la borsa che ti viene offerta per vincere quella cintura. Ripeto, se ti pagano 200 euro per combattere per quella cintura vale 200 euro. Oh,